estremamente internazionale, cosa che in Italia è abbastanza unica, che vi sia un comitato scientifico che raggruppa scienziati da tutto il mondo, che verifica la qualità della ricerca non a livello nazionale ma proprio a livello mondiale. I progetti vengono discussi da 3 membri della commissione che li hanno studiati con grande attenzione e portano i loro commenti, quindi le critiche sui punti di debolezza o mettono in luce i punti di forza di ciascun progetto, li mettono in comune ai colleghi dell'intera commissione che è composta da circa 30 persone. I progetti vengono valutati uno per uno in maniera molto approfondita. Questo mi ha colpito molto perché dietro c'è un lavoro molto lungo e complicato. Avevo assolutamente curiosità di vedere come funzionava la commissione e ho avuto la risposta nei fatti, proprio nel dibattito che ho visto accadere qua oggi. Non cambia lo spirito con il quale la rete BNL vive la raccolta per Telethon. Anche per la divisione corporate vogliamo premiare le persone che in questo anno si sono maggiormente distinte per la loro attività. Si è visto discutere appassionatamente, con entusiasmo, sui progetti sui quali investire, sui numeri, ma anche tanta passione, tanta volontà di scegliere il meglio. Abbiamo visto il volto degli ammalati, il volto dei donatori, ci mancava il volto grande, magnifico, mondiale degli scienziati. I ricercatori dell'Istituto San Raffaele Telethon di Milano hanno messo a punto un'alternativa efficace, la terapia genica. Questo passaggio straordinario che stiamo vivendo oggi di una terapia genica che diventa un farmaco. Questo è diventato un farmaco grazie al percorso che oggi qui siamo qua di fatto, mi pare giustamente, a celebrare. Questo credo che davvero apra la strada a un numero ampio di nuove strategie terapeutiche.